Terzo punto, l'ordine del giorno, tra l'altro di un ordine del giorno che non, di diversi ordini del giorno che non avremmo mai voluto fare, ma che purtroppo la situazione contingente ci impone, sono una serie di aumenti delle aliquote, dei tributi che il cittadino paga nelle casse del comune. Purtroppo qui per andare avanti la situazione è talmente compromessa che non ci resta altro che fare di aumentare questi tributi. Stiamo cercando comunque di applicare questi aumenti il più contenuto possibile, ma comunque gravando sempre sulle spese dei nostri cittadini. Le vie d'uscita non ci sono, dunque questo è l'unico modo per poter chiudere anche un bilancio provvisorio che è stato prorogato addirittura fino al 30 di novembre per poterlo approvare dalla normativa vigente. E nel frattempo comunque ci stiamo lavorando, anche se il responsabile finanziario dice che a conti fatti dallo Stato non abbiamo nessun segnale di certezza di cosa saranno i trasferimenti erariali. Quindi noi ipotizziamo che questi aumenti che proponiamo oggi in Consiglio Comunale siano sufficienti a coprire quello che è il fabbisogno per l'esercizio in corso e speriamo che Dio ce la mandi buona. Sostanzialmente avevamo previsto per la prima casa uno 0,50, per le seconde case, comprese le aree fabbricabili, 0,90 e per gli immobili nelle categorie D1 e D5 1,06. Cioè praticamente l'aliquota massima concessa. Se vi sono interventi. Questo è il consiglio che non avremmo mai voluto fare, insomma. È solo la constatazione anche di una situazione assurda della quale stiamo vivendo a livello di nazione, perché siamo arrivati a oggi, al 14 settembre, a deliberare, a dare certezza alla gente che deve pagare entro il 30, la prima rata, e poi non sappiamo che fine cosa succederà, perché non lo sa nemmeno il governo. È una situazione veramente paradossale, per cui noi costretti dalle contingenze, dobbiamo fare questi aumenti, però non sappiamo nemmeno per la prima casa se applicheranno o non si applicheranno. È stata annunciata l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Su questo io personalmente ho qualche perplessità, perché la prima casa può essere il mondo locale, come può essere anche il padronale, e dire che è esentato tutto indipendentemente dai valori e dalle possibilità della gente, mi sembra una cosa molto demagogica e basta. Per cui viviamo in incertezza anche di sapere cosa possiamo. Non abbiamo altra scelta al momento, però lo facciamo ovviamente con grande dispiacere e anche con un po' di irritazione per queste mancate certezze, mancate decisioni che vengono da chi dovrebbe darcele e che invece perde gran parte del tempo a discutere di altre vicende che credo mi interessino veramente tantissimo a tutti. Solo questo, insomma, una constatazione tra di noi di che situazione al limite del paradosso. Vi sono altri interventi? Dunque favorevoli? Favorevoli sei, assolutamente.